Parti Pilo? Sono io. Eccoci. Allora, dottor, l'intervento a mia moglie? 5 ore d'intervento. 5 ore d'intervento. È l'intervento più lungo che mi posso ricordare nella storia della mia carriera. Infatti. Il chirurgo, lei presenta il chirurgo. È piacere, Parti Pilo. Un carriero, salve. E quindi? Possiamo dire che l'intervento è riuscito perfettamente. Oh. Abbiamo risolto il problema definitivamente. Mi sento me. L'unica cosa che è giusto dire, ecco, il marito, voglio dire, e sua moglie domani, al massimo dopodomani, deve essere trasferita in una clinica, diciamo, specializzata. Qui abbiamo fatto il possibile, però, ecco, abbiamo bisogno di una clinica che la possa curare meglio. E c'è una clinica, deve calcolare se ne vanno intorno ai 3.000 euro al mese. 3.000 euro al mese? Anche 3.500. Come 3.500? 3.200, chiudiamo la partita. Però devi andare là, deve stare là, deve stare là. Per quanto tempo? Un mesetto? Un anno se ne va. Sì, manca un anno e mezzo. Un anno e mezzo. Poi deve considerare anche, signor Partitivo, che ovviamente durante la degenza di sua moglie le abbiamo somministrato dei farmaci molto costosi. Non sono mutuabili, intorno ai 5.000 euro il costo. 5.000 euro? Sì. Ma con quei soldi? Però, terminata la degenza, diciamo in clinica, questa clinica dove deve andare un anno e mezzo, non si sa, a casa, non è che può rimanere da sola, signore. Sto io. Ci vuole la persona specializzata che la segue. Ci sono queste infermiere che sanno il fatto loro, se ne vanno 2.000 euro al mese. 2.000 euro? Anche 2.500. 2.500? Contributi e cose. Per quanto tempo? Quanto tempo? Non esiste un tempo. Diciamo per sempre. però lo risolviamo, insomma, in qualche maniera. E l'altra cosa importante è che ovviamente la signora ha bisogno di riposare su un materasso particolare, un materasso antidecubito. Non è buono. Cioè quello professionale costa intorno agli 8.000 euro. 8.000 euro? 8.000 euro. E non ce li ho tutti quei soldi. Questi sono. 1.100 euro al mese di stipendio prendo, come devo fare tutto? Tranquillizziamolo, dai. Sì. Ehi, e come ci avevi creduto? Secondo te ti devo far spendere tutti questi soldi? Stavamo scherzando. Sì. Tua moglie è morta. Secondo te? Questi soldi mi spendi? Sto manco a scherzare con te. Come una pera sono caduti. Sì. Festeggiamo. Siete stati bravi però. Ragazzi, venite. Dove ogni volta, quando succede queste cose, noi festeggiamo. C'è la caposa che fa dei dolcetti che sono alla fine del mondo. Ecco. A mangiare. Assaggia, prende uno. Questo è un atleta, un chirurgo, che ha fatto l'opera sua. Io prendo l'opera prima. Aeroplani. E per la signora che adesso non c'è più, pipipi.